Poi Alphabet Lore, siamo qua per reagire al film dei Number Lore alle 3 di notte, rigorosamente. Mille mi piace per un prossimo video ed iniziamo subito a reagire a questo film. Potrebbe farvi ridere, ma se vi dicessi che è connesso con gli Alphabet Lore, eccoci, vediamo gli altri numeri. 8 è bruttissimo. Fatemi sapere qual è il vostro numero preferito, il mio è il 5. 7 giustamente è cattivissimo, ma poi sussurra, cosa sussurra? Perché i cattivi hanno il vizio di sussurrare? Questa sembra la casa dei Teletubbies. No, ha rapito 8. 7, super cattivo. Ovviamente ce n'è più di uno, questo è il film principale. Ecco, 6 si è arrabbiato, ha sparato a 7. Vediamo cosa succede. Meno 5. Hanno sparato meno 5 e adesso alla mappa per trovare 7. Ovviamente il mio numero preferito doveva diventare Sailor Moon numero. È diventato 50, si è unito a 6, diventando 65 e rotolando. Ecco, è arrivato 4. No, ma perché c'hanno questi vizi di trasformarsi? Ma poi cosa cambia? Sembra che stanno giocando alla lotteria. Questo è 6. Come 3? Sembra 6. Hanno tolto i poteri a tutti i numeri e se li è presi 7. Con l'audio più brutto del mondo. 2 si è introdotto. 2% col suo potere percentuale. Ma cos'è? 7 contro 2. Chi vincerà? Ti ha detto levati, basta, è finito lì. Ma cosa ho visto? Cioè, ha spostato 2 ed è morto. 1 si nasconde dietro 654. Vabbè, ma siete proprio delle banane, che vi fate buttare via così. 7% ha preso tutti i poteri e invece se li ha fregati 4 dal nulla così, senza motivo. 400, wow, con tutti i poteri. Cosa sto vedendo? Cosa è successo? No, ma quello era F, non era 7. C'è il ripoff. 7 era il figlio di F. No, fermi tutti, che rivelazione assurda mi hanno fatto. Raga, videochiamata in corso, vediamo. C'è F. Ciao F. Ma che fa, ragazzi? È strano. Sta facendo passare tutti gli Alphabet Lore comparati con i Number Lore. È stranissimo. Hai finito? Don't watch. E io invece guardo quanto mi pare. Va bene, F? Hai finito di fare tutti i tuoi giochetti mostruosi? No, è continuo. Vedete che continua. Continua di notte a fare questi giochetti. Diteglielo anche voi nei commenti di smettere. È attaccato, evidentemente ha funzionato. Ma vi rendete conto che 7 è il figlio di F? Secondo me in realtà è il contrario. Non sono nati prima i numeri delle lettere. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. 7 ed F che vivono insieme. Eccolo, 7 con 4. Migliori amici? Dal nulla così sono diventati amici. Ma cosa sto vedendo? Hanno cambiato colore, sono diventati viola. Hanno una specie di arcobaleno enorme da sopra. 9, 8, 6 e 5 si sono divertiti a prendere in giro. 7 e 4. Ma che audio è? 4 e 5 hanno guardato 7 andarsene via triste. E 3 ha chiesto l'aiuto di qualcuno. Ah, Zeco, invece di Z qua è 0. Perché c'è... Quindi loro sono su un mondo circolare. Bruttissimo, eh. Cosa sto vedendo? No, io devo guardare questo. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con hashtag NumberLore nei commenti e fatemi sapere che preferite tra Alphabet Lore e NumberLore. Film numero 2. Questo è il vero film dei NumberLore. Dovrebbe essere una specie di sequel. Sicuramente anche voi l'avete visto perché ha avuto 7 milioni di visualizzazioni. Quindi l'avete visto tutti. Oh no, chi è I? Da dove arriva I? Non mi sembra un numero I. C'è la I nei numeri? È arrivato 6. Sì, ma si sono fregati 5. La I è stra cattiva. Qua 7 non è cattivo però, eh. Oh, più o meno. Ma cosa sto vedendo? 2, 3, 1, 2, 3. E 7 è formato 1 più 2 più 3 fa 5. Come 0? Cosa è successo? Sono andati a prendere 8. Ai, è bruttissima la I. La I sta usando 8 come arma. È andata contro... Ma no, ma li ha presi tutti. Ecco 9, 9, 9, guardate, è il più stupido di tutti. 9. Eccolo. Guardate che ha provato a prendere I. No, ha fatto fuori 8. Sì, vabbè, ma ha sbagliato. Dai, voleva proteggervi tutti. Ma era 9. Ma no, poverino. Ma lo stanno facendo. Ma poverino, l'hanno malmenato. È arrivato 10. Che ha visto tutto e ci è rimasto malissimo. Si è diviso in due. Ma che fa? Super Mario. Ecco N che arriva. 7. È stato fatto fuori anche I. L'hanno visto qualcosa che non quadra. 7 parla con 1, 2, 3 e li fa diventare tutti potenziati strani. È lì che sta pensando a quello che ha visto e sta dicendo: ma cosa ho appena visto? 7, 0 e 11. Si è introdotto 11.
11 è tipo la Sailor Moon di questo mondo. No, le gemelle 11. Ma che sto vedendo? E hanno fatto fuori. E adesso qual è il mostro? Sapete dove trovate tutte le lettere dell'alfabeto e tutti i numeri? Nel nuovo libro di Game Time, dove ci sono tutte le lettere e tutti i numeri. E lo trovate in tutte le librerie e nel link in descrizione. Mi raccomando, prendetelo. Cioè, guardate che bello. Mi raccomando, questo è 12. Guardate che sta avvicinando tutto. Ah, ma non l'hanno fatto fuori. È arrivato lì. No, povero 12. Se l'è trovato dal nulla. Che è successo? Si è mangiato i... Si è mangiato 12, scusate, sono ancora confuso con gli alphabet lore. 7, lo ha scoperto. Ma cosa sto vedendo? 137.000 e questo 10.000. Non va bene, dovete andarlo a vedere subito, dopo sto video. Mettetevelo in una playlist e andate. Cioè, anche di che cosa stiamo parlando? Sono partiti tutti con 0. Sono andati a prendere i che è andato a prendere 14. Ma si è introdotto 13. Che è molto... È tipo la dark girl di sto posto. No, poverina. Ah, pensavo che fosse sparita, invece gli è andata con tutto il suo peso addosso e lo ha scacciato. Chi è questo? No, il pigreco. Adesso io ho un pigreco. L'aiutante che è il pigreco. 14 ha visto la morte di 13 e c'è rimasto malissimo. Sono arrivati tutti gli altri numeri. Gli fanno fuori tutti e due. Pigreco si è introdotto e ha provato a far fuori 14, ma in realtà ha fatto un buco. 5 e 6 sono sopravvissuti. 4 come vecchietto si è introdotto. Oh mio Dio, ma 4 è fortissimo. 15. Vabbè, ma poverino. R se l'è presa con 15. I è stato fatto fuori da S. Da 2, scusate. Mi confondo perché sono uguali. L'hanno rapito e ci stanno parlando, però gli se n'è andato. Vabbè, cos'è? Fa tutto 4. Vabbè, ma facevate fuori direttamente a 4. Ha finito. 16. Ma lo stanno malmenando. Siete dei bulli però, vi sta bene un po'. No, si è fregato il potere di 16 i. Questo è 17. Ma cosa sto sentendo? Con le canzoni di Star Wars. Si è trasformato i. E cosa starà diventando? Scrivetelo qua sotto nei commenti prima di vederlo. Secondo me sta diventando Huggy Wuggy. Vediamo. È diventato i più grande. No, ha diviso in 2,17. E non voleva nemmeno. Ha depotenziato pure R, che sarebbe il pigreco. 18 è andato da 20, che 20 sarebbe tipo il gang di tutta sta storia. Questi sono i bulli proprio. Lo stanno bullizzando. Questo è 19 che sta guardando con suo figlio, che sarebbe l'uno. Lo scontro tra 18 e i. Ha creato 5. 5-18. È finito così? Ecco, bravi. Lo stanno malmenando tutti. Ma cos'è? Tutto... No, povero 3. Dal nulla. Cioè, se la prendete con cose che non c'entrano niente, arrivano altri numeri. Poi questo prende. È morto 3. Sono tutti tristi. Lui nel frattempo si è fregato tutti i poteri. Che cosa è successo? Ha liberato R, ma 20 si è introdotto. 16 ce l'ha con 7? Ah no, si stanno preparando. 18. 16, 18, 2. Ma poi perché si sommano e forma sempre lo 0? Non è normale sta cosa. Stanno andando tutti incontro a I e pi greco. Che comunque il pi greco è la cosa più brutta in matematica. Cos'è questo? Questo non lo so, ragazzi, non l'ho fatto nemmeno io. Sembra uno stecco. Ma che... Ragazzi, 9 è diventato Piggy. Piggy 9, cattivissimo proprio. Quindi il vero cattivo di questa storia è 9. Ecco, ci mostrano come si è formato 9 cattivo. 10 vuole salvare 9, però non sa come fare. E se ne occupa 21. Che lo ricrea tipo con la motosega. Ma che cavolo sta succedendo? Una bomba nucleare così. Lo ha salvato. E gli ha messo l'occhio. Che succede? È diventato cattivo 9. Ma andrà a salvare gli altri oppure li mangerà tutti? Eccoci con lo scontro finale. Tra 7, 11, 10, 11, 21, 1, 9. Quanti numeri? Basta questi numeri. Ma cos'è sta roba? Si girano tutti uno intorno all'altro. Guarda che si stanno malmenando tutti. Ma dai. Ma avesse un senso tutta sta roba? Infatti anche loro si stanno guardando come per dire. Cioè, e che è sta roba? Ci pensa lui a porre fine a tutto? Diventa... Aveva una forma discutibile. 9 ha finito di esistere. Ah no, è sempre vivo. Ma cos'è? Ma rimbalzano e basta. Questo dal nulla ha fatto fuori 2 così. Ragazzi, non è normale. Anche uno. Ecco, devono risolvere tutto 10 e 21. Uno è triste perché è stato fatto fuori 2. Sì, ma scusatemi. 22 è questo? Sembra tipo W. Si è rapito tutti i numeri, tra l'altro. Si è introdotto 23 a caso. Eccoli, sono andati tutti contro I. Ma perché sono... Per quale motivo sono andati tutti contro 23? Ah no, contro 23 ed I. Però I è entrato dentro il corpo di 23 e lo ha preso. Ma che cavolo sto vedendo? Oh mio Dio, basta, vi prego. Ma cosa è accaduto? Ah, è finito. La stanno concludendo sta storia, non è ancora finita. Dai, ancora, una chiamata ancora. Che è questo? Questo è 9 però, è un altro. Questo è nuovo, è la prima volta che mi chiama. Che vuoi? Sì, guardate che fa tutte le scritte
strane. Sto arrivando. Ma dove stai arrivando? Al McDonald's, che c'ho bisogno, che sono le 3 di notte, c'ho fame. Alle 9, su, sciacquati, che c'ho da finire di vedere il film, su. Ma perché non devo vederlo? Ma mi fate finire. Ogni volta che guardo un film è sempre la solita storia. Ti deve introdurre, si deve arrivare a uno e fa: non lo devi vedere il film. Perché no? Oramai l'ho visto, anche se è brutto, oramai l'ho visto. E chiunque è rimasto fino a questo punto del video con me è una persona che ha un super coraggio. Perché non ce l'avrei fatta a guardarmi tutto sto film dei Number Lore. Hai finito, N9? E sei andata, brava, brava. Oh, e ma mi guardo il film, che non è possibile. Questo è il vero finale dei Number Lore. Peccato che tutti i Number Lore non sono stati fatti da questo tizio, perché sarebbe stato di altissima qualità così. Zero si è attristito tutto e adesso fa tornare tutti in vita. Dai, guardate com'è fatto bene. Questo è fatto bene. Peccato che 4 ha visto il futuro e il passato. Guardate, guardate. Questa è tutta la serie dei Number Lore. E del come 7 è diventato cattivo. Dico solo peccato che non ha fatto tutto lui, perché sarebbe stato molto meglio. Questa, ragazzi, è l'ending parte 2. Qua c'è 4 che guarda 7 molto triste e si ricorda che in realtà gli altri numeri sono stati dei bulli, con lui sono stati super cattivi. Ma 7 è stato sempre al suo fianco. Ma poi se qua il cattivo era lì, perché è uscito fuori 7 adesso? Vabbè, lasciamo perdere questi dettagli. Ed ecco 4 che va alla riscossa. Poi cosa avreste fatto? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. No, è finito così? No, voi siete cattivissimi a far finire le cose così, però, ragazzi, per farvi vedere il finale dei Number Lore, mi è toccato mettere i due finali in comparazione l'uno con l'altro, perché sennò non si trova il finale dei Number Lore. E qua c'è il finale completo, copiatissimo, tra l'altro. Cioè, stracopiato. Eccoci. Scegliete voi da che parte stare tra i Number Lore e gli Alphabet Lore. 7 è rimasto colpito che 4 è andato da 7. Quanto copiato. Ma quanto mal... Vabbè. Ok, va bene, innamoratissimi. Ma è la stessa cosa fatta con i numeri, fondamentalmente. Neanche a dire che hanno avuto un po' di originalità. Poi sono quadratoni grossi così, vabbè. Finito? Uno è rimasto stranissimo perché 4 se n'è andato con 7. Oh, piangono numeri. Ed è finito così? Ma perché devi mettere i tuoi video sopra? Volevo far vedere l'inquadratura bella. Scaricare il video, ma per fortuna l'ho fatto. Almeno siamo riusciti a farvi vedere anche l'inquadratura finale, che è molto bella del film. Eccoli, guardate che belline le due inquadrature che ha messo a confronto. Sono troppo belline. Uno che vive sul pianeta Zero e l'altro che vivono sul pianeta Z. Finiti tutti e due uguali, tra l'altro. Ragazzi, c'è una videochiamata, vediamo di chi è. È di nessuno, che bello. Per una volta non ci ha chiamato nessuno, praticamente. C'è W, ragazzi. Stanno ridendo tutte le lettere dell'alfabeto. Innanzitutto voglio sapere come fanno a ridere. Però stanno ridendo. Per cosa stanno ridendo? Ragazzi, quelle sembrano stanze di casa mia, però, Oh mio Dio, raga, non ditemi che sono venuti veramente qua. Raga, sembrano stanze di casa, guardate. E cambiano. Oh mio Dio. Guardate che cambiano le stanze, si stanno avvicinando. Credo che siano delle riprese di tipo casa per vedere dove sono. Quella è la porta di camera mia, E dove sono adesso? La chiamata è crashata, ragazzi. Ragazzi, avete sentito qualcosa? Ma che...